Benvenuti amici su Gaming TV. Questo è un nuovo gameplay, Man of Medan. Spero che vi piaccia. Iniziamo subito questo gioco. Iniziamo alla grande, già con le persone morte. Dai, fenomeno, iniziamo a tornare verso la nave. È una cosa buona che è doppiato in italiano, ehi, almeno. Aspetta un attimo. Che c'è? A quanto pare il vecchio Charlie il Bello ha una piccola missione da compiere. Charlie il Bello? Ni non può doma. Sai combattere? Se sa combattere. Ehi, dammi una moneta. Con me. Perché? Devo scoprire il futuro. Iniziamo. Cosa mi aspetta, nonno? Ni dui zhexie pai you yiwen ma? Una, certo. Dimmi di mio figlio, diventerò ricco? Mio figlio, e chi cazzo è? Non me l'ha neanche spiegato. Io direi, diventerò ricco? È molto meglio come scelta. Come si sceglie qua? Ah no, con questo analogico. Vediamo. Quando riuscirò a svoltare? Sai, no, a far la bella vita. Beh, il drago, dai. Io direi di prendere il drago. Che c'è? Un pesce. Sembrerebbe un pesce. Non zero. Ni de caifu ke neng lai zi ren he fangxiang. Dan shi dang zhe yang de feng chui lai, si wang he e yun ken ding hui sui zhi er lai. Sventura. Ehi, cosa? Ma che significa? Dimmi che significa. Che diamine vecchio. Ehi, bello. Fammi provare, dai. Ah sì? Pensi di farcela? Ni non bi ni de pengyou da de geng hao ma, yongshi? Combattere? Certo. Hai qualche moneta? Inizio a segnarmeli. Perché mi hai preso? Ci faccio un giro. Diciamo, per mo. È semplice. Ah, mo mi sta facendo fare entrambi. Thank you.
Sì, pare sia io il nuovo campione di karate. Che strano. Ehi, Chuck, meglio tornare alla nave. Rischiamo di restare a terra. Aspetta, voglio fargli un'ultima domanda. Dobbiamo rientrare ora, subito. Mettetelo nella 2! E qui? Nella stiva 2! Sono finiti i morti con questo. Che un gioco, questo è veramente un film, è tutto video. Speriamo che almeno diventa carina la storia, per mo non si capisce ancora tutto. Dalle bare stanno facendo gli scorreggi morti, per mo si capisce solo questo. Ce l'hanno. Figlio? Sì, è il figlio. Non ci interessa. Qua. Ma che cazzo? Pochi di sti letti, questo è preferito dormire là dentro. La chiave. Altro addosso, sembra niente. Allora, quindi mo di regola, sì, infatti la chiave era di questo.
Però la grafica non è brutta. Sembra veramente di vedere un film, come sono le angolazioni della telecamera. Diciamo che a camera fissa è bello, Ehi, dà proprio Charlie, di gioco a horror. te com'è andata? Basta, voglio uscire da qui. Che diavolo succede là fuori? Ho sentito aerei e spari. Anch'io. E ho trovato Cosa? nel reparto medico. Qualcosa non va. Filiamocela. Non era difficilissimo. Cos'è stato? C'è un budaldo. Cacchio, proviamo più forte. Mo lo spacco il joystick. Merda, no. Sì, infatti. Qui si sta mettendo male. Sono molta malinconia questi Al diavolo, un funiculi. altro morto. Oh, dannazione, Buckley! L'ultima volta che l'ho visto in sala mensa era sano come un pesce. Poveraccio. Ora è morto come un pesce. Sono stati bravi però, a mettere le angolazioni delle telecamere proprio per far venire. Ah, allora può camminare più velocemente. Parolone. Che sta da uomo. Niente. Allora, seguiamo a quello. Tanto. Senti, sono solo io o anche tu hai un pessimo presentimento? Ma che razza di domanda è? Ti sembra forse un sensitivo? Sei ridotto uno straccio bucato, Chuck. Non sono l'unico. Bene, bella compagnia. Saliamo sul ponte. Sì. Tua Ehi, madre. Chuck. Hai visto quel bambino? Quella bambinaia. No? Ti senti bene?
Charlie, vieni qui. Benissimo, sono tutti morti. Chi è stato? Batte zitto. Di nebbiolina. Coraggio, vieni qui. Oddio, no! Charlie! Beh, Charlie, ma non stava dietro, mo. Cosa è più che altro? Che cazzo di ombra aveva quella cosa? Quindi sono morti tutti. Benissimo. Oh, quanto è bella questa canzone. Chi vede Supernatural conoscerà questa canzone che viene usata quando conoscono morte.
Salve. Salve. Questo qui è il mio archivio. Io sono il curatore di storie. Storie d'amore e odio, abilità e bellezza, vita e morte. Storie come questa. Scriverò la storia che decideremo insieme di raccontare. Questa storia è scritta solo in parte. Ciascuno la completerà con le proprie scelte. Solo questo definirà se la sorte delle persone coinvolte continuerà ad essere buona o prenderà una piega meno felice. Tutti ci affidiamo alla nostra bussola morale per prendere una decisione e dobbiamo accettarne le conseguenze, anche quando fatali. Ma non bisogna temere la morte, dopotutto essa è ineluttabile. È il prezzo da pagare per aver vissuto e arriva prima o poi per tutti. Anche se nessuno ha tutta questa fretta di pagare, vero? Come nella vita reale, le proprie azioni contano e le nostre scelte si ripercuotono sugli altri. Senza dubbio. Continuerò a seguire i progressi della storia. Non è mia abitudine interferire, ma potrei anche pensare di offrire qualche suggerimento. Questo, per esempio. Grazie. Ci sono immagini in questo mondo che possono mostrare scenari plausibili. Riuscendo a trovarle e a comprenderle, possono aiutare a prendere delle decisioni migliori. O dovrei dire decisioni che conducono agli esiti auspicati più fortemente. È tutto per ora, ma presto avremo l'opportunità di parlare ancora e di valutare insieme qualsiasi strada percorsa o qualsiasi disastro causato.